essere senza Fornero, economista, già ministro del lavoro, ci aiuta sempre a entrare dentro i fatti dell'economia ma anche della politica. Allora, la prima domanda da professoressa. Oggi nelle scuole italiane alle 11 si sono fermate le lezioni e studenti e professori hanno letto gli articoli 21 e 33 della Costituzione per protestare sul caso della professoressa di Palermo sospesa per un video in cui gli studenti accostano le leggi razziali alla politica anti-immigrazione. Che ne pensa di quello che sta succedendo? Mi sembra che la protesta sia dovuta, mi sembra che sia una protesta espressa in modo molto civile e sotto questo profilo è anche una lezione a qualche ministro che occasioni per esprimere comportamenti civili ne ha perse molte. Credo che la punizione che è stata data all'insegnante sia assolutamente sproporzionata, al limite si poteva dire che non aveva controllato oppure che non aveva detto che le cose successe nel 38 sono vere, storia, mentre oggi potrebbero realizzarsi. Ma in ogni caso ci sono molte circostanze che rendono il documentario degli studenti assolutamente legittimo e quindi rendono la punizione, se non altro, un eccesso di zelo, ma sicuramente non comprensibile.